Bilancio 2014 per la Polizia Municipale, il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Grande e il Delegato del Sindaco quest'oggi per parlare dei risultati ottenuti, ma soprattutto del fatto che ci sono più agenti sul territorio e poi si sta pensando ad esternalizzare il servizio delle sanzioni, delle contravvenzioni e quindi liberare il lavoro dei vigili. Sì, soddisfazione da parte dell'amministrazione per i dati che oggi ha esposto il Comandante, pertanto da parte di tutti noi un ringraziamento al lavoro che tutti i giorni i nostri vigili quotidianamente svolgono. Sì, sicuramente il sindaco, va dato merito al sindaco di avere preso un impegno e già per il 2015 il comando di Polizia Municipale ha due agenti in più, oltre al terzo che è stato recuperato dal distacco che era nei giudici di pace. Nel futuro sicuramente c'è l'impegno da parte della nostra amministrazione di cercare di esternalizzare il controllo delle aree di sosta e pertanto liberare tutti quei vigili che oggi quotidianamente svolgono il lavoro di controllare che la gente paga il ticket. Ecco, noi pensiamo che si possa dare un appalto esterno e magari avere i vigili per quelle funzioni che oggi la cittadinanza ci chiede, la sicurezza e tutto quello che comunque concerne l'amministrazione.